Adesso vi faccio una domanda, vediamo se siamo un testo cosa rispondete. Maria è dalla parte di Gesù oppure è dalla nostra parte? Vediamo cosa rispondereste. Maria è dalla parte di Gesù oppure è dalla nostra parte? Eh? Ah, tu dici tutte e due. Ma qual è che prevale di più? Eh? La nostra parte, bravo. Questo è molto bello. Prevale la nostra parte. Vuol dire che avete ascoltato il Concilio, che il Concilio Vaticano II è stata la grande scoperta di Maria. Si è mai capito Maria come nel Concilio Vaticano II. È stata proprio come un'epifania, una rivelazione di Maria. Perché i primi cristiani la capivano così, eh? Ma poi abbiamo un po' perso. Perché abbiamo perso? Perché Maria è una creatura talmente meravigliosa, talmente straordinaria, con dei doni speciali, che noi abbiamo avuto sempre di più la tentazione di vederla dalla parte di Gesù. E allora così abbiamo rovinato tutto. Vedendo Maria dalla parte di Gesù, l'abbiamo resa lontana, inaccessibile. E la gente non la ama più, è vero? Deve accadere qualche cosa di particolare, qualche apparizione, qualche presunta apparizione, presunto miracolo, ovvero non si sa. E amiamo Maria. Ma capite, nessuno ama Maria per quello che è. Al massimo ami Maria perché ha fatto qualche miracolo, perché è apparsa, perché ha fatto delle cose straordinarie. Perché non la capiamo più. Sei distante, sei inaccessibile. Al massimo ci affascina un po'. Interessante. E c'è la seconda conseguenza di aver messo Maria dalla parte di Gesù e non dalla nostra parte. Allora noi Chiesa cosa siamo? Poveri peccatori e basta. Allora, dei poverati. Invece Maria è dalla nostra parte. Cosa vuol dire? Maria fa vedere chi siamo noi. Qual è la nostra vera identità? Non siamo in cielo, non siamo in paradiso, non siamo divini. Noi viviamo la vita divina. Maria manifesta questa grande verità, il carattere divino della Chiesa. Manifesta quello che noi siamo. E a volte non lo viviamo tutto questo. E a volte con la nostra vita riusciamo a negare questa grande realtà. Ma Maria se lo ricorda. Siamo esseri divini, siamo stati divinizzati, capito? Allora questa altezza di Maria, invece di spaventarsi, di porla in una nicchia lì distante da noi, ci deve far dire, guarda come una di noi, guarda come la migliore di noi, guarda come siamo noi, guarda come siamo chiamati a diventare noi. Quella è la Chiesa. Vuoi capire la Chiesa? Guarda Maria, dicevano i padri della Chiesa. Bello questo, no? E in fondo quello che ha fatto il Concilio Vaticano II, perché era proprio lo Spirito Santo, non sapevano dove mettere Maria, lo sapete cosa dice? E avevano parlato di tutto, e a un certo punto c'era anche Maria, dice Maria che gli vogliamo bene, e dove la mettiamo? Dove la mettiamo? Alla fine hanno detto, la mettiamo nella Costituzione, Lumen Gentium, la Costituzione che parlava della Chiesa. L'ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium, Luce delle Genti, che parla della Chiesa, parla di Maria. Allora veramente è molto più vicina a Maria allora, è veramente il nostro modello, la nostra guida, è veramente il nostro dover essere, è veramente la nostra compagna di viaggio, la sappiamo profondamente, la vediamo molto più umana, molto più vicino a noi, anche se è divina, ma siamo anche noi chiamati a diventare umani e divini allo stesso tempo.